Conferenza stampa, cominciamo dai colleghi della carta stampata italiana, Daniele Rindone del Corriere dello Sport, prego. Buonasera mister, il risultato forse era un po' scontato, però la squadra è andata bene, credo che nelle ultime due partite i miglioramenti si siano visti, considerando anche l'avversario e la sua forza, abbiamo visto un buon Hernanes, è importante che Close sia tornato al gol, e anche una conferma di Onazzi, credo che possa far piacere. Sì, sicuramente, queste partite sono molto difficili, soprattutto quando l'avversario cambia allenatore, arriva con la motivazione a mille e contro un avversario come era Mura, complimenti tutti a questa squadra che ha lottato, che ha corso veramente tantissimo e hanno cercato di avere più superiorità sul piano della corsa di combattività. Cosa d'altra parte da noi i primi 15-20 minuti purtroppo abbiamo sbagliato 3-4 occasioni e contro queste squadre in questa maniera è molto importante più presto possibile segnare gol. Si è visto anche dopo il primo gol segnato, soprattutto dopo il secondo gol segnato, che si poteva fare di più. Ma sono contento che la squadra già seconda partita non ha subito gol, che abbiamo di nuovo almeno segnato questi due gol. Non dobbiamo sbagliare che questa squadra, anche con certe difficoltà, non è una debole squadra e soprattutto giocare fuori casa sempre un risultato del genere porta positività. Non le piace parlare di moduli, però vedendo i centrocampisti come Onazzi e Hernanes, più vivaci come diceva ieri e più avanzati, forse la squadra ha un po' più di equilibrio e anche capacità offensiva in più? Sì, sicuramente, solo il primo tempo abbiamo sbagliato un po' i tempi su certe uscite, su certi anche tentativi di pressing, certe volte abbiamo messo l'avversario in difficoltà dove per 10 minuti, 15 minuti non usciva da metà campo, come ho detto purtroppo non abbiamo sfruttato, concretizzato questo, ma abbiamo fatto forse il primo tempo un po' troppi palloni, lanci lunghi, dovevamo ancora essere più efficaci nel questo ultimo passaggio, ma tutto sommato sono contento con la squadra. Posso l'ultima, se la Lazio è pronta per esordire in campionato, se ha buone aspettative in vista della partita con l'Atalanta, cosa serve per concretizzare di più? Sì, sicuramente la Lazio deve essere pronta per questo inizio del campionato, abbiamo sicuramente giocatori arrivano anche con un po' di più concentrazione, quella giusta, perché oggi anche non dimentichiamo che è stata la prima partita, che è sempre una incognita, non si sa mai in che stato si arriva e ogni vittoria porta sicuramente cose positive, così anche questa. Mister, buonasera, complimenti per la vittoria. Il bicchiere mezzo pieno sicuramente sta nel successo. C'è qualcosa su cui vuole puntare l'indice, magari qualche distrazione in difesa, qualcosa che non vuole più rivedere in questa Lazio? Ma sicuramente in una partita ci sono diverse cose, anche negative o sbagli, ma quando qualcuno tenta di giocare calcio, quando qualcuno tenta di vincere la partita, ha anche diritto di sbagliare, certi errori sia difensivi che offensivi capitano e questa strada facendo capiterà sempre di meno. L'altra invece mi riferisco un po' al calcio mercato, oggi di Assedare ha detto che insomma, spera di riuscire, ma crede di esserci riuscito a portare un centrale difensivo alla Lazio. Se lei è contento, se il mercato finisce qui, se secondo lei questa Lazio è pronta per puntare in alto in questo campionato? Ma non ho ancora parlato con il direttore, oggi mi sono questo ultimo giorno concentrato solo sulla partita, adesso vediamo, rimane ancora tempo per fare qualche colpo sul mercato e se ha detto così sono contento, ma di più non posso dire. Questa Lazio sicuramente ha margini di miglioramento, deve ancora crescere per essere competitiva e essere tra i primi che seguono questi favoriti. Grazie.